Buongiorno, spero che stiate tutti bene. Come anch'io sto bene. A parte un pochino ancora di raucedine, però passerà. Allora, amici, volevo ringraziarvi prima di tutto, ma ringraziarvi di vero cuore perché abbiamo superato i 30.000 followers. E questo grazie a voi. Grazie, grazie di cuore. Oggi vi presento un po' che cosa andrò a fare. Vi presento solo gli ingredienti. Poi, se avete piacere, potete guardare la live che andrò a fare più tardi. Allora, farò dei crostini con l'anduja. Voi sapete che la cipolla e l'anduja sono i prodotti della Calabria. Allora, questa, guardate che bella, un pezzo di anduja sottovuoto. E ci sono di due tipi, c'è questa che si mette in un budello grosso grande e poi c'è questa piccolina che si mette nel budello più piccolo, che è buonissima. E io farò questi crostini usando l'anduja, del pane raffermo, così utilizzerò del pane raffermo, del tonno, il nostro tonno, anche perché in Calabria sapete che c'è una grande produzione di tonno e della provola. Quindi adesso vi ho presentato gli ingredienti, poi se volete vedere come io eseguirò questi crostini, che sono veramente appetitosi, sfiziosi, sia per un aperitivo sia per un antipasto, potete seguire la live. Vi mando un bacio, un abbraccio ad ognuno di voi. E ci vediamo presto. Grazie ancora e buona giornata. Ciao amici.